Trasmettiamo Divagando a cura di Claudia Volo Costantin, ospite in studio la pittrice Gabriella Albertini. Oggi, carissimi amici, è tutta una sorpresa gradita, perché abbiamo un ospite che già conoscete, un ospite d'eccezione che ci parlerà di qualcosa che forse molti di noi hanno visto e hanno visitato. Di cosa, Gabriella? Parleremo di un Cristo risorto che si dice sia il Cristo più visto, perlomeno in questo periodo, dai credenti e anche non credenti, perché si vede spesso anche in televisione, quindi chi guarda e segue la televisione può averlo visto. E si tratta del Cristo risorto che è stato scolpito da Pericle Fazzini nell'aula delle udienze pontificie, detta anche aula Nervi, e anche aula voluta da Paolo VI. Vorrei fare un po' la storia di quest'aula brevemente, perché altrimenti usciamo dai tempi. Questa sala è stata voluta proprio da Paolo VI nel 1964, era stato eletto Papa nel 63. E sentì subito la necessità di creare un ambiente al chiuso, grande, che potesse ospitare più udienti possibili. E la sua scelta, quindi, prima di pensare a un artista che potesse rappresentare il Cristo, ha pensato a un architetto, un ingegnere che potesse fare bene quest'aula, e la sua scelta è stata molto mirata e anche molto intelligente, perché ha scelto un architetto ingegnere che è tra i più importanti del secolo scorso in Italia, ed è Pierluigi Nervi. Pierluigi Nervi, ci sarebbe da dire molto, però sintetizziamo al massimo, e perché è stato importante? Perché è stato tra gli architetti trattino ingegneri, ecco, bisogna sempre mettere vicino al nome di Nervi anche il termine ingegnere, perché lui si laureò in ingegneria, era nato nel 1891 a Sondrio ed è morto a Roma nel 1979, quindi una vita anche abbastanza lunga. E si laureò nel 13 a Bologna in ingegneria e studiò subito la costruzione che si poteva ottenere per mezzo del cemento armato. Quindi il cemento armato che cominciava a essere conosciuto, e lui sembra che abbia guardato molto le strutture di Eiffel, no? La Tour Eiffel, no? Cemento e metallo. Maillard, sì. La Tour Eiffel è veramente soltanto metallo. Mentre invece il cemento armato è. E dice che secondo lui era il metodo costruttivo migliore che si potesse avere, e facendo bene i calcoli era riuscito a ottenere delle costruzioni agili, snelle, eleganti, ma solidissime. Tant'è vero che il suo metodo fu applicato soprattutto negli ambienti sportivi, nei teatri, nei grandi palazzi. E sempre per sintetizzare, ne dico uno solo, ne cito, fu chiamato e lavorò dal 1953 al 1957 per il Palazzo dell'UNESCO di Parigi. Noi sappiamo che l'UNESCO è una di quelle organizzazioni, enti, che devo dire, che guardano alla cultura e al bene dell'uomo in senso universale. E per questa palazzo furono chiamati tutti i personaggi più evidenti di ogni stato. Quindi ci sono, non so, la Spagna, dell'ONU naturalmente. Adesso. Dell'UNESCO. Sì. È un palazzo bellissimo che io consiglio di andare a vedere, chiunque va a Parigi lo deve vedere, perché proprio ci fa entrare nel mondo intero, in quanto ogni settore è curato da una nazione. E a Pierluigi Nervi è stato dato il compito del calcolo del cemento armato e della struttura, quindi pensiamo quale incarico grandissimo abbia avuto. Paolo VI chiama Pierluigi Nervi, il quale costruisce quest'aula
che poi viene chiamata Aula delle Udienze Generali Paolo VI, oppure addirittura Aula Nervi, e a forma di conchiglia. Ha un'immensa volta e una platea che raccoglie 12.000, può raccogliere 12.000 persone, una platea concava che è collegata con strutture portanti, quindi è solida, forte, ampia, però anche snella e leggera. Occorreva poi mettere una grande scultura e come scultore scelse sempre Paolo VI, ma credo che ci sia stato anche una specie di concorso, insomma ci sarà stata anche una scelta, penso, però la scelta cadde su Pericle Fazzini. Pericle Fazzini è stato uno scultore molto particolare perché è stato senz'altro molto bravo, d'accordo, però aveva uno spirito, un carattere un po' difficile, uno spirito un po' chiuso, era un introverso, aveva una, non sempre, ma qualche volta incontrava difficoltà nel colloquio con gli altri. Ha avuto una vita un po' particolare e in parte si apprende dalle biografie che sono state scritte, monografie, eccetera, egli stesso scrisse dei diari che vennero pubblicati, ma ho avuto la fortuna di avere come professore brevissimo, del quale ho ascoltato soltanto 4-5 lezioni, però quando si incontrano grandi persone basta sentirle una o due volte, basta per tutta la vita, il quale era stato molto vicino a Pericle Fazzini, perché questo uomo era nato nel 1913 a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, un bel paese sul mare con una collina a ridosso bellissima, verde, una natura che ancora è restata incontaminata. Mario Rivosecchi, che era il mio professore, era anche di lì, naturalmente allora era un giovane professore, era nato nel 94, 1894, e quindi quando Pericle aveva una decina d'anni, ed era amico del padre, che si chiamava Vittorio ed era un falegname. Attenzione, su alcune biografie si legge che il padre faceva il falegname. Il professore Rivosecchi, sui suoi scritti, usa il termine ebanista, perché ci dà l'idea più dello scultore del legno, il termine ebanista, che fa legname, certo, che insomma fa, è più vago, più ampio. E scoprì, lui vide questo ragazzo che lavorava col padre e si rese subito conto, perché il professore già era professore di lettere, però già studiava la storia dell'arte, che questo ragazzo aveva un'inclinazione particolare e quindi lo spinse ad andare a Roma. A 16 anni Pericle andò a Roma, però come molti giovani di quel tempo, e qui il discorso sarebbe molto lungo perché anche noi in Abruzzo ne contiamo tanti di giovani che furono spinti ad andare a lasciare il paesello per mettersi a studiare in un grande centro, basta che dico Francesco Paolo Michetti, Barbella, lo stesso Venanzo Crocetti, insomma hanno una storia dura questi uomini all'inizio della loro vita, e dopo certo un periodo di difficoltà, di ricerca, vinse delle borse di studio, insomma riuscì a studiare e riuscì a crearsi un suo essere, un suo modo di rappresentare, di scolpire molto, molto valido. Però la commissione ricevuta da Paolo VI la sala è stata fatta negli anni 60 da Nervi, siamo agli inizi del 70, del 1970, affida a Pericle Fazzini. E se qualcuno ricorderà, perché io queste cose le ho apprese anche, guardate, io guardo pochissimo la televisione, però se la guardo vado a cercare quelle cose che poi restano come storia, e allora in quel tempo facevano, negli anni 70, 72, 73, 74, delle trasmissioni molto belle condotte da un abruzzese, Franco Simongini,
anche questo un critico d'arte morto abbastanza presto, però adesso c'è il figlio Gabriele che è bravo, insomma, ha preso le redini di molti aspetti. Ebbene, questo Franco faceva delle interviste, e ricorderò sempre un'intervista fatta a Perica e Fazzini mentre lavorava questo grande monumento. E fu un grande insegnamento. Per quale motivo? Perché quando Perica ha dovuto fare questa opera grandissima, pensate, è larga 20 metri, è alta 7 metri e ha la parte laterale di 3 metri, quindi una cosa, doveva fare la preparazione. Quindi pensa un Cristo che risorge, e questo Cristo risorge da un caos. Io, guarda, per te ho portato, mi dispiace che gli ascoltatori non posso farla vedere, e cercherò con le parole di rappresentarlo il più possibile. C'è un Cristo sollevato che va oltre una massa di elementi che lo stesso artista dice è un caos. Questo Cristo che si solleva dal caos della guerra, delle negatività, delle difficoltà. E non si capisce bene che cosa siano tutti questi elementi che però dal basso vanno all'alto. Sembra quasi che questi stessi elementi aiutino il Cristo a sollevarsi. Facci caso, è tutta un'ascensione, non soltanto del Cristo, ma anche di questi elementi che fanno parte di questo caos, quindi della difficoltà della vita. E per quanto riguarda questo, mi ricollego sempre a qualcosa che ho sentito dire proprio dal professor Mario Rivosecchi. Sui testi noi leggiamo sono rami secchi, sono nell'avversità della vita, sono, perché tutto sommato sono degli elementi astratti. Il professore diceva che erano i rami dell'ulivo. Guarda, questo forse non è scritto da nessuna parte, quindi riporto una testimonianza orale. Perché dell'ulivo? Perché Pericle lasciò la Grotta Amarica aveva 16 anni, però evidentemente si è portato dietro tutta quella cultura non di studio ma di sentimento, di penetrazione dell'anima, quella cultura che era della sua terra. E Grotta Mare è ricca di ulivi, è bellissimo. Ecco, quando prima abbiamo accennato a questa natura incontaminata. E un'altra cosa, viene chiamato il, e attenzione perché quanto dico adesso viene collegato anche al Cristo risorto, viene chiamato anche lo scultore del vento, perché la zona è ventosa. Poi in fondo siamo giusti, noi pure abitiamo in una zona di mare, sappiamo quante volte il vento ci fa compagnia, e pensiamo questo vento in una zona sempre di mare, perché poi tutto sommato Grotta Mare sta anche sull'Adriatico, no? Però con una collina a ridosso, quindi questo vento assume un significato particolare, per cui questo giovane ragazzo, ragazzo certo è giovane, diciamo questo giovane uomo, assapora questo sentimento, questo stato fisico anche, e lo trasmette nelle sue opere. Allora, se noi guardiamo questo Cristo, sembra che il tutto sia mosso dal vento. E ti faccio vedere questo particolare del volto. Guarda, i capelli non sono i capelli, è il vento che dà ai capelli questa mossa. Non dimentichiamo che il materiale è il bronzo, quindi ecco, adesso ti parlo poi del bronzo. Sì, sì. Quindi è difficile questo, ecco, prendere. Con i vuoti e i pieni, quindi vedi, ecco, tu che vedi l'immagine, sì. Questo è il particolare del volto, e vedi che è tutto un gioco di pieni e di vento che ti dà quello. Ma anche sembrano proprio rami di ulivo questi. Ecco, adesso che te l'ho detto, ecco. Sì, però guarda, non lo trovi scritto da nessuna parte. Trovi scritto rami secchi, ecco, trovi rami secchi, viticci. No, ma invece sono vitali. Il professore diceva sono i rami dell'olivo, del suo olivo. Infatti, sì. Allora, hai detto hai tirato fuori subito una cosa importantissima, che è il materiale, perché ho detto le dimensioni e non ho detto il materiale. È in bronzo. Allora, noi sappiamo, qui un'altra grande novità che io di cui mi sono resa conto proprio guardando quei documentari, questo risale agli anni 70, insomma,
E però sono quelle cose che le vedi una volta, ti bastano per te, le ricordi per tutta la vita. Si è trovato di fronte a un grande problema come scultore, che doveva fare questa grande scultura. E se deve essere in bronzo, attenzione, il bronzo non si modella, il bronzo deve essere fatto, no, non esiste il bronzo è un materiale che si fa dopo. L'opera nasce in Creta, in linea di massima. Quando noi vediamo i bronzi del passato, c'è il modello in Creta. Poi con un processo che non ti dico quanto possa essere difficile e poi non si può spiegare se non si vede, si riesce a ottenere l'opera in bronzo. Perché questa Creta, o lo faccio in Creta, o si fa in cera, o si fa in gesso, dopo con la colata in bronzo, la parte dentro, quella che è stata costruita, quella che è stata modellata, usiamo questo termine che è più giusto, va persa. Tant'è vero che si dice c'è la fusione a cera persa, no? Sì, insomma, una delle tecniche. Perché il bronzo è a una temperatura elevata, sì, perché è quasi liquida, quasi. È liquida, sì, sì. Sì. E quindi se è la colata, poi con un procedimento che sono prende la forma che è preesistente. Preesistente, bravissimo. Ora, questo, lui si trovava a fare un'opera, l'ho detto prima le dimensioni, 20 metri, 7 metri, 3, come poteva fare una cosa del genere in Creta? Ma pensiamo alle strutture che doveva fare, le armature. E allora ha pensato di adottare un nuovo procedimento che l'ha fatto lui, credo, per primo, oppure forse qualcuno l'aveva fatto con cose più piccole, forse lui stesso l'aveva fatta con opere più piccole, ripeto. E col polistirolo. Hai presente il polistirolo? Sì, come no? Io parlo del polistirolo espanso, quello che noi vediamo come un blocco che poi deriva da è come un prodotto schiumoso, no? Fatto in tutte piccole palline legate fra loro, che ha una sua funzione, è leggerissimo. Allora lui ha potuto lavorare su questi blocchi di polistirolo. Ma ancora diciamo una cosa, ma come si può lavorare? La Creta sembra rigido, sembra pure il polistirolo, è duro. Ecco, allora come si lavora con coltelli, scalpelli, insomma, come se fosse legno. No, ascolta, gli arroventati caldissimi perché lo brucia. Mi sono spiegata? Sì, sì, sì. Allora, se tu decidi di fare un vuoto, va bene? Arroventi l'elemento che ti serve, fai caldo, quello si brucia e prende la forma. Quello brucia e la forma resta. E dopo fanno la colata famosa, eccetera, eccetera. Come un lavoraccio? Ecco, l'hai detto subito. È un lavoraccio. E non è soltanto lavoraccio di lavoro, di impegno, eccetera. No, ma anche fisico. E anche è molto pericoloso. Perché questo prodotto che si brucia crea dei fumi che sono velenosi. Tant'è vero che si pensa... Scusa, una curiosità profana. Quindi è più difficile che lavorare il marmo, tu dici? Sono due cose completamente diverse. Però no, entrambe faticose. No, sono completamente diverse. Perché il marmo è la vera scultura. Perché il termine scultura viene da scolpire, ovvero colpire. Allora, che cosa si può colpire? Soltanto un materiale duro. Che può essere o il marmo o pietra. O legno. Queste sono le cose che si possono copiare. Invece tutto ciò che è modellato, no, viene fuori con delle materiali morbidi. La Creta è morbida, può essere faticoso perché, non so, la metti in alto, però è la Creta. Noi poi, duttile, poi la Creta è duttile, poi non so, io la considero come la materia più vicina all'uomo, o perché sappiamo, diciamo, che veniamo dalla terra e terra torniamo, insomma, santo lo so dire, sì, io personalmente lo sento ragione, più vicino, più facile modellare come la carne, diciamo. Come se fossimo noi stessi. E infatti tu vedi che anche i bambini si mettono in mano le plastiline, perché è un materiale morbido e che loro ci fanno quello che vogliono, ecco. Quindi è un paragone,
come, come forza fisica è senz'altro il legno, il marmo è faticoso, insomma. Infatti si dice che soltanto Michelangelo fu l'unico che riuscì da solo a scolpire, perché sennò in altri, insomma, anche lo stesso Canova, che ha fatto tante opere bellissime in marmo, aveva delle squadre di aiuto, e ci sono dei metodi, va bene? Si sgrossa il blocco in un certo modo, si fanno dei segni, insomma, per cui l'artista viene aiutato. Lo stesso Pericle si fece aiutare e aveva 5 collaboratori, tutti lavoravano con la maschera. Ora torniamo quindi a questa difficoltà della grandezza, così finiamo un certo tipo di discorso. Dobbiamo fare la... Abbiamo solo 2 minuti. Allora ci fermiamo qui, vuoi leggere quella bella poesia? Provo. Io in ogni modo ho detto le cose più belle però, che potevo dire. Più sulla Sala Nervi forse potevamo dire di più, per come è fatta, per l'emozione che suscita. Per io, come... non ci sono, io purtroppo non ci sei stata, no? Noi ci siamo state, ci sono stata con tua sorella e con Sara Di Pietro, quando c'era Giovanni Paolo II, e ti prende un'emozione, e qualcosa di caldo, di accogliente, ecco. E allora, ti commuove. Bellissimo, bellissimo. Allora, questo che tu dici, non pensi che sia merito del, certo. No, senz'altro la figura del Papa ti suscita, sì, ma anche la sala è speciale, però ecco anche lo spazio, è, ma questo è speciale. un discorso sullo spazio architettonico importante. Dunque, allora, siccome, ecco una cosa, noi ci colleghiamo sempre all'Abruzzo, volevo dire che un bravissimo scultore abruzzese che si chiamava Vito Pancella, morto nel 2005 a 60 anni, è stato allievo di Pericle Fazzini. E adesso Claudia, proprio per concludere la nostra abruzzesità, leggerà in dialetto abruzzese una poesia di una persona molto interessante, che è stato padre Antonio da Serra Monacesca. Io la faccio figura... un tentativo, Gabriella, ma non sono proprio bravissima a leggere, no, il dialetto. Guarda, anche le cose improvvisate sono belle. Vediamo. A l'uvot sante de Manuppel, quando l'angelo calese da lucele, anche stuvele, Manuppella duendese preziose gni lucele. Vut sante benedette, vut gnocchi a tutte quante, arretratta a tutte in bette, se bell'occhio vut sante. Fere in aria piste coste come fosse Palestina, pura ec te lu poste Gesù Cristo e sta vicina. Ci ha cresciuto un santuario che te dentro stu tesoro, e da ec lucchia all'aria Gesù Cristo tutte amore. Chi n'ha visto Gesù Cristo ha da corre a Manuppelle, che contente che l'ha vista che lu tempo in cancella. Quindi è padre Antonio da Serra Monacesca, perché ecco, c'è una grande devozione, ecco, questo fatto, appunto, si al volto santo di Manuppello, il volto santo con gli occhi aperti, e quindi il Cristo risorto. Allora, Gabriele, dobbiamo salutare i nostri ascoltatori, però devi tornare, perché dobbiamo parlare ancora di queste cose, perché ogni volta ci insegni qualcosa. Ma io ti dico, tu quando mi hai detto, ma parlerai solo di un'opera, io ho detto, ma forse non ci basta. Naturalmente abbiamo dimenticato di dire che padre Antonio di Serra Monacesca era lo zio di Don Remo Chioditti, che è di Serra Monacesca e che ha una grande devozione pure lui per il volto santo di Manuppello. Allora salutiamo i nostri ascoltatori, buona sì, giornata. E ti saluto, saluto gli ascoltatori e ti ringrazio. Grazie a tutti, a risentirci. Abbiamo trasmesso Divagando a cura di Claudia Volo Costantino, ospite in studio Gabriella Albertini, pittrice.